nuovo video. Allora, oggi siamo qua per questo nuovo video e oggi ci ritroviamo a fare un altro anti-haul. Allora, se siete nuovi qua e non sapete cosa sia un anti-haul, non avete seguito la mia rubrica di anti-haul, ve lo spiego brevemente. Gli anti-haul non sono una mia invenzione o altro, anzi è stata un'invenzione di Kimberly Clark, che vi lascerò il link qua sotto del suo canale. E aveva cominciato a fare questi anti-haul principalmente per il mondo del make-up, quindi diciamo che è stata la prima persona ad aver iniziato a fare questa rubrica sugli anti-haul proprio per parlare di quanto il consumismo, soprattutto nel mondo del make-up, sia esagerato. E da lì sono partite le altre persone a fare anti-haul, a parlare di comunque cose inerenti al mondo beauty che si potrebbero evitare di comprare o di produrre direttamente. L'anti-haul che faccio io non è un anti-haul che riguarda il mondo del beauty, alle volte, però sono degli anti-haul del mondo del zero waste. Anche Shelby, che è il suo nome di YouTube, non lo so pronunciare, vi lascerò il link qua sotto, lei fa questa rubrica dove parla di... solitamente lei mette più cose insieme nello stesso video. Io solitamente preferisco farlo per argomento, mettiamola così, però comunque mi piacciono moltissimo i suoi anti-haul. Io, ecco, perché principalmente con gli anti-haul ciò che io almeno cerco di fare è di farvi capire che o c'è l'alternativa a certi prodotti o che certe cose vanno evitate a prescindere, mettiamola così. Ed è il caso di questo video, cose che vanno evitate a prescindere. Però comunque anche le cose che vanno evitate a prescindere hanno comunque sempre la loro alternativa, ovviamente. E oggi, come avete visto dal video, parleremo di quei siti che vengono promossi così tanto dalle influencer. E sto parlando di soprattutto il sito di Shane o Shein o whatever, e altri siti come Wish o AliExpress. Vi parlerò di questi siti, uno perché io sono stata una grande consumatrice di AliExpress, vi parlerò come funzionano, cosa sono e perché vanno evitati e perché le influencer devono smetterla con questi video del cazzo. Va bene? Perfetto. Parliamo di cosa sono esattamente questi siti. Questi siti sono principalmente dei siti asiatici dove vendono di tutto. E quando dico di tutto, intendo veramente di tutto. Avete mai trovato tipo su Facebook o su Instagram la pubblicità di Wish o di AliExpress dove vi fanno vedere una cosa inutile? Tipo, non voglio essere volgare, perché spesso tutte le pubblicità di Wish sono molto, ma molto sessuali. Allora, quindi, su questi siti trovate di tutto. Veramente di tutto. Mettete una parola in qualsiasi cosa state cercando, la troverete assolutamente. Qual è il problema di questi siti? Il problema di questi siti è che sì, trovi di tutto, che bello, e li trovi a buon mercato, come direbbe l'influencer. Non è a buon mercato, sono proprio dei siti cheap. Sono proprio dei siti cheap, cheap, in tutto e per tutto, sia come costo, sia come qualità, sia come produzione, tutto. Come funziona? Tu compri queste cose, ti senti un po' in colpa se compri, se spendi 10 euro e ricevi a casa 10 stronzate, ti senti un po' in colpa se quella cosa effettivamente fa schifo, se quella cosa effettivamente dopo un mese non serve più e effettivamente dopo un mese si rompe, se compri un maglione e dopo il primo lavaggio si restringe o fa schifo o la qualità veramente è terribile, ti senti meno in colpa a buttare via quella cosa. Quindi il problema di questi siti, che io non voglio neanche paragonare alla fast fashion, perché secondo me questi siti sono pure peggio della fast fashion, è che il consumismo è pure peggio in quei casi, proprio perché le cose costano poco, tu con pochi soldi ti compri un casino di cose e quando è giunta l'ora di buttarle via dici: ah vabbè, ma questa cosa l'ho pagata 2 euro, che me frega, che se ne frega, vaffanculo. Ecco. Questo è il problema di quei siti, questo è il grandissimo problema. Per non parlare del fatto che comunque ordinate cose, che non è sempre lo stesso venditore, e quindi l'impatto dei trasporti di questi pacchi non voglio neanche saperlo. Non voglio neanche saperlo perché so che tanti non parlano degli impatti dei trasporti, non pensano magari all'impatto che una cosa che voi ordinate online ha, però c'è anche quell'impatto, purtroppo. E queste cose arrivano tutti dalla Cina. Non è che arrivano da Milano, arrivano dalla Cina. Quindi giustamente c'è un grosso impatto ambientale per quanto riguarda la spedizione di questi pacchi.
non mi metto neanche a parlare dell'impatto ambientale che ha la produzione o siccome queste cose costano così poco, non oso neanche immaginare quanto sfruttamento ci sia dietro alla produzione di queste cose. Quindi mi limiterò semplicemente a parlare di questi siti e del perché le influencer la devono smettere di promuovere questi siti come se fossero la scoperta dell'acqua calda. Allora, prima di tutto vi parlo del mio caso. Io ho comprato tantissimo su AliExpress. Ho comprato vestiti, ho comprato cover del telefono. Io a un certo punto sono arrivata ad avere 20 cover del telefono. Non credo sia una cosa normale avere 20 cover del telefono perché non mi servono 20 cover del telefono. Quando ho cambiato telefono quest'anno, giustamente ho comprato un altro telefono di un altro modello, tutte quelle cover che io avevo. Adesso in questo momento ho una sola cover. No, ne ho due, scusate, ne ho due. Ho due cover. Comprate su Etsy, pagate un po' tantino per essere delle cover, però sono delle cover fatte a mano, di gente, quindi supporti anche un piccolo artigiano, mettiamola così. E quindi mi ha fatto male il cuore pagare una cover 20 dollari invece di un dollaro che pagavo su AliExpress. Sì, però allo stesso tempo ho pensato, uno, non mi servono tutte quelle cover che AliExpress ti offre, due, la qualità di AliExpress, la qualità che io ho avuto su Etsy, sono due mondi proprio diversi. Quindi ho comprato tante cover, ho comprato anche tanti vestiti, perché questi ti hanno tutti questi vestiti bellini, alla moda, cose che non troveresti nei negozi normali, quindi ovviamente sì, sono molto, come dire, sono molto allettanti. Io per prima, quando compravo, era perché proprio quella cosa che trovavo là non la trovavo nei negozi, però. Raga, la qualità di quei vestiti, la qualità, la puzza che c'era ogni volta che ricevevo un articolo, la puzza che restava pure dopo parecchi lavaggi, la qualità, ritorniamo alla qualità, no, orribile, orribile. Io per fortuna non sono una persona che ha problemi, che ne so, con la pelle, non devo indossare solo certi capi e tutto quanto, però vi dico solo che molte persone hanno avuto reazioni allergiche per via di tessuti utilizzati da questi siti. Quindi state veramente attenti, ma anzi, non comprate direttamente da questi siti, perché piuttosto, guardate, piuttosto sto per dire la bestemmia, ma piuttosto andate da H&M, piuttosto andate da H&M, perché sicuramente la qualità è un pochino maggiore rispetto ad AliExpress, Wish e Shein. Quindi, ho comprato tanto su AliExpress, e cosa succede? Tu compri tante stronzate, tipo i gioielli, quei gioielli dopo due utilizzi, non fanno fare schifo, ma quei gioielli anche pure da H&M fanno schifo, se dobbiamo fare i paragoni fanno schifo uguale. Ho trovato anche cose belle, non sto dicendo che tutto facesse schifo, però sono cosciente del fatto che comunque la qualità fa schifo, nonostante le cose si siano mantenute abbastanza bene. Io ho ancora forse due o tre capi comprati su AliExpress che ce li ho tuttora per il fatto che si sono mantenuti molto bene nonostante i lavaggi, nonostante l'utilizzo e tutto quanto. Però comunque al tatto si sente lo schifo. Per non parlare di tutte le calze che ho comprato che si sono rotte dopo un utilizzo. Pff, lasciamo stare, non voglio neanche ricordarmi. Poi, ovviamente, vi dico AliExpress rispetto a Wish, perché ho provato a utilizzare anche Wish in quel periodo in cui compravo stronzate. È un pochino meglio per il fatto che si vedono sempre le foto della gente che lascia review. Poi non so se adesso le cose siano cambiate, perché io una volta passato al Zero Waste, AliExpress è stato disinstallato subito, tipo prima cosa che ho fatto è stata questa. Però su Wish mi ricordo che non c'erano le review, quindi alle volte potevi vedere effettivamente questa cosa nelle immagini è vera o no, perché vi prego, quelle immagini che fanno vedere per i vestiti soprattutto fanno ridere perché ti fanno vedere questo vestito che sembra mega qualità, poi guardi nei video, poi guardi le review sotto delle persone con questo vestito effettivamente addosso, e non sempre erano belle, però tante volte ho avuto molte belle sorprese per carità, tante volte ho ricevuto delle cose che erano sempre belle. AliExpress comunque funziona molto bene per quanto riguarda i resi. Avevo visto qualche video di qualche influencer che promuoveva Shein, whatever. Però, ora che ci penso, Shein, se pronunci Shein in francese significa Cina. Wow. Niente, quindi ho visto qualche video dove dicevano perché la resa dei prodotti non è sempre buona, il servizio cliente fa schifo, bla bla bla. Non lo so come funziona, non l'ho mai utilizzato quel sito. Però per AliExpress posso dire che ogni volta che ricevevo qualcosa mi faceva schifo, ogni volta che la cosa non arrivava in tempo perché loro ti danno una data entro la quale tu dovresti ricevere il prodotto, non ho mai avuto problemi a riavere i soldi indietro.
Pure una volta quando ho comprato una cosa che non mi piaceva, perché proprio non stava su di me, nonostante io avessi preso le misure dappertutto, le misure erano completamente sbagliate, mi hanno ridato indietro tutti i soldi. Nonostante questa cosa comunque costasse parecchio, tipo 40 dollari, mi hanno dato tutti i soldi indietro e la cosa me la sono pure tenuta. Quindi, certe volte, non ho mai avuto esperienze negative per quanto riguarda questa cosa. Però questo non è per dirvi che ci sono cose positive per questi siti, sto solo dicendo come funziona un po' il sito. Quindi, per me vedere tutti questi video di influencer che promuovono questo sito mi sale veramente il nervoso, proprio perché come promuovono loro questa cosa? Provano con guardate che belle queste cose, qualità pazzesca, sì, ok, la qualità non è meglio tutto quanto, però se non volete andare ad Zara e comprare una cosa a 70 dollari, da 70 euro, comprate questa. Zara e Shein. Onestamente, sempre là siamo, sempre là, sempre fast fashion, sempre consumismo inutile, sempre materiali di merda, sempre sfruttamento, sempre distruzione ambientale. Quindi, per me, che tu mi dici che comprate su questo sito piuttosto che andare da Zara, stai comunque facendo una pubblicità di merda a delle cose di merda. Fine. Poi parliamoci chiaro, il problema non sono solo le influencer americane, italiane, quel che è, ma ci sono rimasta molto male quando Madeleine Tatch, non so se si pronuncia così il suo nome, ovvero Cheryl di Riverdale, se avete presente la serie TV, ha fatto una collaborazione con Shein. Una collaborazione. E lì, parliamone. Io posso capire un influencer con il suo canale che vuole far vedere haul di cose, vestiti e tutto quanto. Vabbè, posso capire insomma anche meno, no? Ma tu, attrice, che il cash ce l'hai, che puoi fare una collaborazione, che ne so, con un brand più sostenibile o comunque fare una collaborazione più intelligente, perché fai questa cosa? Perché mi devi deludere così tanto? Quindi, no, io so che queste collaborazioni non dipendono sempre dalla persona, non dipendono sempre dall'artista, non dipendono sempre, insomma, però allo stesso tempo non posso credere che abbia zero voce in capitolo riguardo a una collezione con un cacchio di sito cinese. Cioè, non è una collaborazione con H&M, che pure là non è meglio, però è una collaborazione con H&M che dici vabbè dai, ma una collaborazione con Shein, proprio da poracci, da poracci. E io ci sono rimasta malissimo quando hanno iniziato a promuovere questa cosa. Io ero tipo, ok, non è la prima volta che gli artisti fanno delle collaborazioni con H&M, Forever 21, con Zara, gna gna gna, Dolce Gabbana, che whatever, fanno tutte schifo sullo stesso livello, ma una collaborazione con Shein, con Shein. In cacchio, che lei tipo nelle foto sembra super bella, nelle foto promozionali con questi vestiti super chic, molto anni 90, molto sullo stile di Clueless e tutto quanto, rimane comunque una collaborazione di merda, bene, perfetto. Vi prego, anche se amate quest'attore, anche se amate questa influencer, anche se questi influencer vi propinano sempre dicendo avete bisogno di questa cosa perché costa solo 10 euro. Se una cosa costa solo 10 euro, fatevi due domande del perché questa cosa effettivamente costa solo 10 euro. E appunto, è bello come alcune facciano pure dei video dove dicono oh, ho comprato questa cosa, ho preso 15 euro e insomma fa schifo. Ma cosa ti aspettavi? Che con 15 euro non ci compri manco la manica di un maglione sostenibile. Cioè, cosa ti aspettavi con 15 euro? Io capisco che vogliate dare dei consigli su come spendere meno soldi sui vestiti e avere un bellissimo armadio, però mi girano i coglioni. Vi prego, non guardate questi video solo per il puro piacere di vedere le stronzate che comprano, ma non fatevi ingannare dalla cosa che sì, sono belli, vabbè, la qualità non è la migliore, ma sono belli lo stesso. Non fatevi ingannare da queste cose. Ci sono tanti modi per fare shopping intelligente, ma usare questi siti non è uno di quelli. Capisco che sia allettante perché la cover costa 2 euro, che il piccolo gioiello costa 2 euro, che quella cosa costa 1 euro e tutto quanto, capisco benissimo. Però ci sono le alternative, non vi servono 50 cover,
Non vi servono 50 anelli, non vi servono 50 paio di orecchini diversi che dopo comunque un mese di utilizzo faranno schifo. Piuttosto investite su delle cose di qualità. Non dico che dovete investire proprio su tutte le cose etiche, ma investite su una cosa che magari ha un po' più di qualità rispetto a AliExpress, che vi durerà molto di più nel tempo. Vi prego, vi scongiuro. Non date i vostri soldi, soprattutto perché spesso molti di questi influencer hanno proprio un codice sconto su questi siti. E onestamente io sono anche andata sul sito di Shein e le cose costicchiano. Onestamente le cose costicchiano, ci sono delle cose che costano tipo anche 40-50 euro, tu sei tipo what? Quindi sì, vi prego, non date i vostri soldi, non ascoltate questi influencer, non appena vedete questi influencer fare questa grandissima pubblicità Shein o sponsorizzazioni da Shein, fate unfollow. Unfollow, subito. Allora, io smetto qua di sbroccare malissimo, però pure oggi c'è un influencer che niente, mi ha fatto girare i coglioni. E quindi io dovevo farci questo video per forza. Avevo intenzione di fare questo video da tempo, però sì, spero di non aver sbraitato contro tutti, però vi prego, siate più intelligenti con i soldi che spendete, cercate di fare molto un uso migliore di quello che internet ci offre, e non ascoltate sempre questi influencer del cacchio, vi scongiuro. Io smetto qua il video, smetto. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se voi avete mai utilizzato questi siti e cosa ne pensate, perché sono curiosa dell'esperienza tua. Come ho detto, io ho già utilizzato AliExpress e mi pento tantissimo. In questo momento sto pensando a tutte le cose che ho comprato su quel sito e sono tipo aiuto. Quindi vi prego. Vi prego, siate più intelligenti di me, non fate i miei stessi errori. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!